transizioni e il tema della 35esima edizione di Futuro Remoto, storica manifestazione dedicata alla scienza ospitata a Città della Scienza a Napoli, a Bagnoli. L'edizione 2021, in programma da oggi fino al 3 dicembre, prevede un ricco programma di eventi online in presenza. Questo nuovo appuntamento è stato possibile grazie al sostegno della Regione Campania, delle 7 università della Campania, grazie all'Istituto Nazionale di Astrofisica, all'Ufficio Scolastico Regionale e al CNR. Il programma dell'edizione 2021 è davvero ricco, saranno infatti 396 eventi, di questi 178 in presenza e 218 da remoto, 10 mostre che vanno dall'astronomia alla botanica, alla biologia, passando per la matematica, la fisica e la chimica. A tenere a battesimo l'iniziativa dedicata alle scuole e ai giovanissimi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha rinnovato vicinanza e attenzione al futuro di Città della Scienza, come sottolinea soddisfatto il presidente Riccardo Villari ai nostri microfoni. La Città della Scienza è una delle pochissime luci ancora accese in quest'area di Bagnoli. Per noi l'obiettivo principale è ricostruire il museo incendiato, è il segnale vero della rinascita, e quindi le nostre energie vanno tutte in quella direzione. E ci auguriamo che anche qui il dialogo sia più fecondo e che si possa risolvere questo problema, come diceva anche il sindaco, auspicava anche lui, la regione, il presidente De Luca su questa linea già sono attestati da tempo. Con la precedente amministrazione c'era qualche nodo ancora da sciogliere, vediamo con questa, siamo fiduciosi che finalmente si riparte in maniera definitiva.